La più cordiale buonasera dal centro sportivo di Aprilia, dove si sta per avere inizio, tempo permettendo, perché a questo punto la pioggia veramente sembra non lasciar pace in questo fine settimana. L'impianto ospita le gare interne della Coccinella. Questa sera affronterà il Real Terracina. Tutto pronto e il gara che può iniziare con leggero ritardo rispetto all'orario previsto. Giunti sulla sinistra, cercheremo di farlo con il passare dei minuti. Prova la conclusione adesso il Real Terracina e poi a Terga che va praticamente a prendere il pallone respinto corto da Iavarone. È il gol del vantaggio da parte della formazione terracinese. Sulla destra Naticchioni, il tiro da parte di Naticchioni e c'è la deviazione, non gestisce bene il pallone, va anche a recuperarlo, lo strappa a Naticchioni, se ne va, prova la conclusione Pannozzo e la deviazione. Disimpegno errato da parte di il tiro poi di Lorenzo, che ancora sotto di una rete decide al momento il gol del Real Terracina. Poi adesso la fiondata da parte di Vellucci che lambisce il palo. Gloria tira di prima in tensione e il palo respinge la conclusione di Pirro. Va verso Naticchioni il tiro di Bono, c'è la deviazione da parte di Iavarone, ancora la progressione, Bono fa tutto da sola, se ne va da sola, non riesce poi a correggere il pallone, conclude però a rete, si avventa sul pallone, lotta con Pirro che anche la meglio, poi rilancia lungo, Strinati subito, serve per Miccio ed è la possibilità per D'Alessio. Aiello si muove così il pallone su quest'asse, poi possibilità con il tiro di Di Lorenzo che trafigge il Real Terracina e arriva il gol del pareggio della Coccinella. A Terga Vellucci prova a calciare, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo, Strinati ancora prova la conclusione, Aiello respinge ancora all'indietro, Strinati, adesso il disimpegno non perfetto, Aiello si distende, adesso Real Terracina con Gloria che dalla distanza mette in fondo alla rete, dalla distanza c'è il raddoppio del Real Terracina. Strinata in avanti, fa spazio con Di Lorenzo, lo scambio penetra in area, Aiello, Giondi, Aiello ci prova Di Lorenzo, il tiro, Monti sulla linea, adesso il capovolgimento di fronte con il palo, prova il tutto per tutto Aiello, Miccio, palla ribattuta, prova Giondi, la palla che si insacca in rete, c'è il pareggio 2-2, il gol di Federica Giondi. Adesso Miccio chiede all'arbitro di essere un po' più clemente e poi il tiro di Bono trafigge Aiello, la va a recuperare invece Pirro, poi Vellucci con il tiro da parte di Rizzo, continua a premere, vuole incrementare il vantaggio la squadra biancoceleste, poi il tiro di Naticchioni alzato prima del triplice fischio. Giondi, Aiello, ancora Giondi, vai per Di Lorenzo, Giondi con il colpo, il tiro morbido da parte di Campanelli, poi Di Lorenzo, Campanelli a distanza riesce a farlo però a recuperare il pallone, poi arriva Di Lorenzo che calcia e c'è la deviazione che da terra riesce ad allontanare Coletta, Aiello carica il tiro, c'è una deviazione, Rizzo verso Bono che mette giù il pallone dopo averlo stoppato con il petto e il tiro a fil di palo di Rizzo
che trafigge a questo punto Aiello. Aiello, Strinati non trattiene Monti, c'è la deviazione e la Coccinella accorcia di nuovo le distanze. Traverso di Lorenzo che si fa sfuggire il pallone, si invola a rete, adesso Bono va a mettere il pallone in mezzo, la correzione di Atterga, più due ancora per il Terracina. Strinati, Aiello prova dalla conclusione, poi la correzione a rete dopo il palo, il gol di Lorenzo, ancora sul pallone, prova la conclusione impossibile, mette fuori Monti, subito a calcio d'angolo, finisce qui per la Coccinella, non c'è nulla da fare, ancora rimane a secco di vittorie, torna a sorridere invece il Real Terracina con questa vittoria.